Benvenuti a Orimento, ci troviamo nel territorio del comune di Centrovalle in Telvi e più precisamente nel laboratorio didattico La Casa del Legno, gestita dal Consorzio Forestale Dario Intelvese, il quale mi ha interpellato per tenere una serie di 5 macro lezioni dedicate appunto alla lavorazione del legno. Lasciate che mi presenti, io sono Giacomo Malaspina, da sempre mi occupo di divulgazione in questo settore. Il mio approccio è molto tradizionale, cerco quanto più possibile di utilizzare tecniche, strumenti, materiali e metodologie di una volta. Ciò nonostante, in questo gruppo di lezioni abbiamo riservato uno spazio alla falegnameria moderna, infatti disponiamo di un laboratorio completo, tanto per quanto riguarda gli strumenti manuali, quanto per i macchinari. Ora, mentre le immagini scorrono, lasciate che io presenti questo progetto facendovi capire il più ampio panorama entro cui esso si iscrive. Le seguenti video lezioni sono state girate presso il laboratorio didattico della Casa del Legno in località Orimento nel comune di Centrovalle Intelvi, struttura di proprietà della comunità montana Lario Intelvese, la cui gestione è affidata al Consorzio Forestale Lario Intelvese. La Casa del Legno di Orimento si configura come uno degli spazi creatività previsti dal progetto Marx, luoghi dove le persone possono esprimere la loro creatività in una rinnovata dimensione artistica tra arte e natura. Le video lezioni sono parte delle attività promosse e finanziate nell'ambito del progetto Interreg Marx, monumentale arboreto per la rete storica e il knowledge management di spazi innovativi multifactory e artistici tra Italia e Svizzera, per incentivare il recupero delle tecniche tradizionali di lavorazione del legno massello, strettamente legato alla filiera locale del bosco legno, promossa e sostenuta dal Consorzio Forestale quale gestore delle foreste di proprietà dei comuni associati. Abbiamo visto come si costruiscono i bastoni modanati, i bastoni per realizzare le modanature, adesso vediamo come si utilizzano. Quello che dovrò fare è completare la cassetta che ho già predisposto. La cassetta sarebbe la parte inferiore, la parte portante di questa cornice, con le relative modanature. Ne metterò una qui, esattamente come queste, e una sul retro con uno sguscio. Allora, vediamo gli elementi, gli stilemi. Qui abbiamo perline, si intuisce chiaramente il motivo per cui si chiamano perline, separate da dei fusi, si chiamano appunto fuseruole. In genere la ripartizione è 3 perline e una fuseruola lunga come 3 perline. Idem se si fanno 2 perline o 4 perline. Qui abbiamo invece uno sguscio che è stato poi intagliato con una serie di strigliature. Le strigliature sono questi elementi con la curva in alto, separate da una lancetta, e al centro c'è un baccello. Per alleggerire la cornice sul retro è stato creato uno sguscio. Questa cornice è poi stata dipinta e dorata, e sulla cassetta c'è una decorazione cosiddetta apprezzemolo, ma questo riguarda la doratura, ne parleremo in un altro momento. Come vedete, nel punto di giunzione d'angolo, questa cornice reca un elemento di congiunzione, cioè un elemento che sostanzialmente la rende differente e unica rispetto a tutte le cornici al metro che normalmente si producono oggi, perché le cornici al metro hanno una stampa regolare. Questa stampa viene troncata molto spesso in modo casuale e quindi la decorazione su un lato non si incontra mai, non termina mai in modo organico, elegante, con la decorazione sul lato adiacente. Invece la cosa caratteristica delle cornici realizzate a mano è che agli angoli hanno delle decorazioni che chiudono la composizione. Allora, parliamo un po' delle forme. Nella produzione di cornici esistono sostanzialmente 3 tipi di forme: la forma concava,
la forma convessa e poi tutte le forme diritte. Allora, questa normalmente si chiama gola, questo si chiama toro, e le superfici diritte, sia verticali che orizzontali, si chiamano listelli. Poi ci sono le forme mistilinee, la più diffusa è questa. Ecco qua. La gola rovescia, che è formata dall'unione di un tratto convesso con un tratto concavo. Si realizzano il tratto concavo con i bastoni a suola convessa. Facciamo una serie di esempi. Vedete, il bastone compie più passate in più direzioni e alla fine di passata in passata regolarizza questo profilo prima con una serie di onde, poi con delle onde ancora più piccole, ovvero sistemando la suola della pialla a cavallo delle creste lasciate dai primi passaggi e poi si leviga e si porta la superficie ad essere una curva regolare. Invece la parte convessa si lavora con uno strumento piatto. Ecco qua. Qual è la parte più difficile? Ovviamente si producono sempre diverse sfaccettature. La parte più difficile è utilizzare lo strumento piatto e lo strumento a suola curva in prossimità del punto di fusione, perché questa curva, adesso ve la ridisegno, deve essere la più fluida possibile. Non dobbiamo avere degli ammanchi, non dobbiamo avere delle gobbe, perché altrimenti si vedrebbero nel momento in cui la luce colpisce la superficie, soprattutto se questa poi viene decorata con la doratura. Ora, dove trovare gli stilemi, dove trovare gli elementi decorativi? Basta prendere qualsiasi catalogo di architettura classica e sono riportate, sia greca che romana, e sono riportate tutte le forme che nell'architettura sono state impiegate per impreziosire templi, abitazioni e sarcofagi. Veniamo al restauro, perché normalmente i bastoni sagomati si usano per riprodurre degli elementi mancanti su oggetti d'arredo. Come fare a copiare un prodotto modanato? Allora, in genere si prende la modanatura e si effettua un rilievo. Si può fare in diversi modi. Ci sono dei profilometri, detti profilometri ad ago, sono dei pettini con i denti retrattili che si calano sul profilo da copiare, i denti che entrano in contatto gradualmente con il profilo si ritraggono e una volta che tutti i denti hanno copiato la superficie, si solleva il profilometro e si riproduce la sagoma sulla testa del legno da lavorare. In alternativa si può procedere con un disegno improprio. Vi faccio in grande quello che andremo a realizzare. Allora, abbiamo una base, scusate la faccio dritta, abbiamo un listello verticale, qui abbiamo un altro listello, qui un piccolo sguscio, poi la parte che andrà decorata con l'intaglio, una battuta posteriore stondata sul retro, è più stondata, e poi lo sguscio posteriore. Eccolo qui. Come ho fatto a produrlo? Io ho semplicemente segato una sezione di una cornice che avevo già pronta, ma avrei potuto tranquillamente disegnarlo sul multistrato, sul compensato, in modo da ottenere una dima, esattamente come questa. Vedete, la dima sulla base ha una battuta per poterla mandare in contatto con la base del listello che occorre lavorare.
Le battute sono due, una a destra e una a sinistra. Prendo un listello vergine e ve lo faccio vedere. Se io dovessi lavorare questo elemento, manderei il pezzo a battuta prima qui, tracciando il segno da seguire poi con le pialle, e poi, utilizzando l'altra battuta, questa, lo manderei sull'altra testa, così da avere il medesimo disegno tracciato sulle due estremità del pezzo. Poi occorre riportare le linee di taglio. Una volta che io ho la mia sagoma, prendo o un truschino a matita o un truschino normale o la matita, esattamente così. Allora, disegniamo una sagoma reale. Ecco qua. Ovviamente il pezzo adesso è sovradimensionato. Ricaviamo un rettangolo entro il quale questa sagoma rientra. Ecco qui. Ora io devo riportare delle linee di guida lungo l'intera lunghezza del pezzo. Quindi questa è la base, che ovviamente taglierò a macchina. Questo è l'inizio di questa gola, eccola qua, e poi, continuando, abbiamo lo scalino che si forma tra l'estremità della gola e la fine della curva superiore, esattamente questo, e me lo riporto per l'intera lunghezza. Mi riporto anche il punto d'inizio della gola e poi, andando sul fronte, quindi dove si trova questa battuta, sempre con la matita o con il truschino o con altri sistemi, mi riporto fino a che punto scendere con i miei strumenti da taglio. Qui abbiamo un altro elemento da riportare, che è questo dente, e quindi lo riporto in lunghezza. Lo stesso dicasi per il fronte. Supponiamo ora che questo pezzo sia esattamente della misura necessaria a ricavare questo profilo. Io avrò questo profilo che arriva qui e mi porto questa linea. Altresì dicasi per questa, fino ad ottenere una proiezione sulle facce esterne del pezzo, tutte quelle interessate dalla modanatura, quindi sostanzialmente una, due, tre, esclusa la base, dicevo, una proiezione degli elementi che costituiscono il mio profilo. Ora, un tempo si partiva da blocchi squadrati come questo e con l'aiuto di pialle e sponderuole si arrivava a completare il profilo partendo direttamente dal blocco squadrato. Noi abbiamo la possibilità di utilizzare i macchinari, quindi per quale motivo non sfruttarli? Si può utilizzare il banco sega, utilizzando la lama con una serie di tagli ciechi che arrivano a lambire il disegno per poi lasciare la rifinitura alle pialle. Possiamo utilizzare un'elettrofresatrice montata su un banco, magari con delle frese, con una curva, un raggio o delle forme simili alla cornice che stiamo lavorando, e poi arrivare alla forma definitiva sempre con i bastoni, o anche la toupie, sia con una lama che produce tagli squadrati, una lama a disco o anche in questo caso con una fresa sagomata. In ogni caso il lavoro di sgrossatura ci permette di accelerare, ovvero di ridurre i tempi. Adesso infatti con questo pezzo di legno andremo in falegnameria, lo regolarizzeremo, ovvero lo porteremo alle dimensioni necessarie per ottenere il nostro profilo, lo pialleremo quindi a misura, sega a nastro e tutti i passaggi di rito, e poi con una serie di passaggi con la sega circolare, che è lo strumento più versatile possiamo dire, allargando e stringendo la guida, alzando e abbassando la lama, faremo una sorta di sgrossatura che produrrà dei tagli scalettati, nonché dei canali all'interno dei quali potrò inserire le mie pialle, i miei bastoni, così da avere una guida continua lungo l'asse del pezzo. Quindi sostanzialmente io vado a sostituire i miei numerosi segni di matita
eccoli qua, con dei solchi di lama. Ovviamente la lama produce dei tagli squadrati e io andrò a rifinirli e a unire le varie superfici con i bastoni. Andiamo. Allora, la prima operazione è ovviamente regolarizzare le forme iniziali del materiale. Quale materiale sto utilizzando? Il tiglio, perché ha una pasta molto omogenea, per lo più priva di nodi, venatura diritta ed è anche tenero. E poi parzialmente autolubrificante. Allora, cominciamo con la faccia concava come al solito. Questa è la sagoma che ho portato, mi serve per le misure definitive, ma al momento è presto, la mettiamo da una parte e cominciamo a squadrare due lati adiacenti della tavola. Ok, adesso andiamo alla sega a nastro, dima alla mano e facciamo un'ulteriore sgrossatura. Un cenno circa la lunghezza del pezzo. Se è possibile, in base alle misure di partenza della cornice, complessive dei quattro lati, è sempre preferibile preparare un unico pezzo. Solo che esistono cornici anche della lunghezza di un metro e mezzo, e occorrerebbe lavorare su stecche molto lunghe. Allora, cominciamo. Ho i due lati a squadro, uno sul piano e uno sulla guida, rivolto verso la guida. Prendiamo il mio campione, eccolo qua, e cominciamo a fare un primo taglio per la larghezza della cornice. Ovviamente mi lascio un minimo di margine per la successiva piallatura, per togliere i segni della sega a nastro. Dovete immaginare che quando queste cornici venivano prodotte integralmente a mano, si partiva con la lavorazione del tronco, l'abbattimento e la squadratura a mano. Quindi noi siamo enormemente facilitati. Questo per quanto riguarda la larghezza. Adesso dobbiamo lavorare sull'altezza, quindi sistemo il mio pezzo orizzontale e ribalto anche il pezzo. Eccolo qua. Giro in modo da utilizzare sempre le facce spianate con la pialla come riscontro per la guida. Facciamo ovviamente un controllo, ci siamo. Adesso passiamo alla pialla a spessore per arrivare all'altezza definitiva, sia su un lato che sull'altro. Qui abbiamo un'altezza definitiva pari a 46 mm.
Adesso portiamo la pialla a 46. E una larghezza di 59 mm. Quindi scendiamo. Adesso per la parte di sgrossatura manca solo l'intestatura, ovvero troncare a 90 gradi le due estremità. Ne approfitto anche per eliminare questa parte che ha uno spacco. Adesso comincia la parte divertente, diciamo, perché devo trasferire questa sagoma da una parte e dall'altra per poi fare tutti i tagli di sgrossatura con la sega circolare. Cominciamo. Eseguo la prima tracciatura su questo lato. Poi procedo nello stesso modo di qua, facendo attenzione a non invertire il pezzo, naturalmente. Ok, adesso comincia il lavoro di sgrossatura. Ho bisogno comunque di riportarmi le linee sulla parte esterna del pezzo. Qui segno la parte che verrà occupata dalla lama. Eccola qui, la sporco di nero per non confondermi. Idem faccio di qua, perché poi probabilmente io non avrò una visuale diretta di questo disegno e quindi è probabile che possa spostare la lama o a destra o a sinistra del segno. A me serve in questo caso alla mia destra e quindi che cosa faccio? Mi traccio l'ingombro della lama. Anche qui faccio un taglio centrale che mi servirà per guidare l'utensile a mano. Qui so che devo togliere questo dente fino a quest'altezza. Poi qui ho i margini inferiore e superiore della mia gola. Allora, qual è il nostro obiettivo? Cercare di levare più materiale possibile senza compromettere la stabilità del pezzo. Quindi io devo fare in modo che man mano che tolgo materiale ci siano sempre sufficienti lati lunghi, planari e completi, per quanto possibile, in modo che il pezzo non vada a bascolare. Probabilmente i tagli che elimineranno tutta questa parte, lasciando solamente questo listello, li eseguirò per ultimi. Allora, quindi adesso voglio cominciare con questi tagli qua di sgrossatura della gola. È un doppio lavoro perché implica un
registro continuo di due fattori, l'alzo della lama e contemporaneamente la posizione della guida parallela. Allora, abbassiamo la lama. Questo pezzo comincia così. Ok. E facciamo un taglio esattamente al centro della gola. Possiamo alzare un po' la lama. Ecco qua. Primo taglio cieco. Ovviamente procedo lentamente perché se vedo che ho sbagliato con il settaggio in altezza della lama, faccio in tempo a interrompere le lavorazioni. Comunque c'è sempre la possibilità che sulle teste le cornici non siano perfette, o per errori di taratura degli strumenti di sgrossatura, in questo caso la sega circolare, o per ingressi troppo aggressivi e uscite altrettanto aggressive quando si lavora con la pialla e i bastoni. Quindi il consiglio è quello di lasciare un margine almeno di 3 o 4 centimetri in più rispetto a quello che è il prodotto finito. Quindi dovessi fare una stecca da 50 centimetri, lavoro con un pezzo da 55. Adesso come procederò? Taglierò un po' a destra, un po' a sinistra, abbassando la lama e contemporaneamente spostando il posizionamento di questa guida parallela. Allora, cominciamo con lo spostare la guida. Non è necessario proprio che io faccia dei tagli continui, posso anche lasciare qualche listarella di materiale, poi si leva molto facilmente semplicemente spezzandola con le mani. Però adesso devo abbassare la lama. Avete visto che dal momento che ero quasi in simmetria ho semplicemente ribaltato il pezzo per ottenere lo stesso scasso a destra e a sinistra di quello iniziale. Adesso comincio a procedere in modo un po' più mirato. Qui posso permettermi di fare un altro scasso alla stessa altezza, ma solo in posizione diversa.
Allora, diciamo che il grosso è fatto perché non solo ho levato tutto questo listello, ma mi sono creato anche delle tracce per impostare le pialle, sia che si tratti di spondiruole o bastoni, esattamente dove serve. Quindi ho delle guide perché questi canali corrono esattamente lungo il medesimo asse per tutta la lunghezza del pezzo. Adesso vediamo se con questa sega, la cui lama si inclina, riesco a togliere un po' di materiale anche sulla faccia inclinata. Allora. Ok, ci siamo. Io direi che chiedere di più alle macchine sarebbe troppo e sarebbe anche pericoloso. Quindi la parola a questo punto spetta alle pialle. Gran parte del materiale se n'è andato in polvere e parte può essere reimpiegato. Quindi torniamo al banco da lavoro. E rieccoci al banco da lavoro. Il profilo è rimasto diritto. Prendiamo adesso un accessorio particolare che serve proprio per la lavorazione delle cornici. Praticamente si tratta di una battuta a L che frena la cornice in questa direzione, consente un appoggio, ma con l'inserimento di questa vite la frena anche in questa direzione, così piallando non si sposta. Adesso dobbiamo cominciare a levare il grosso sulla curva e fare delle rifiniture sulle sbattentature. Diciamo che possiamo cominciare dalle rifiniture. Ora l'importante, qualsiasi pialla che noi utilizziamo, è che le passate devono avere tutte un inizio e una fine, in corrispondenza ovviamente dell'inizio e della fine del materiale, che a questo punto chiameremo stecca, perché comincia ad avere la conformazione di una vera e propria cornice. E oltretutto dobbiamo evitare di cambiare l'inclinazione degli strumenti durante la lavorazione. Cominciamo con questa battuta sul piano orizzontale. Se io in ingresso premo bene con la parte anteriore della suola sul materiale, in lavorazione mantengo la pressione sia davanti che dietro e alla fine gestisco la pressione in modo che sia superiore sulla parte posteriore della pialla, allora non ho nessun problema sia alla fine che all'inizio. Altrimenti rischio di mangiare un po' più all'inizio e un po' di più alla fine. Ecco perché prima, quando stavo sgrossando, dicevo che c'è la possibilità di avere del materiale extra da sacrificare per questi inizi e arrivi, fine corsa un po' incerti. Ecco qua. Allora, il segno di matita deve rimanere, perché superato quel margine siamo in terra di nessuno, diciamo. Quindi lo lasceremo il più possibile. Lavoriamo anche quest'altra battuta. Qui c'è un colpo di sega un po' incerto, vedete, in realtà ho mangiato un po' più del dovuto. Questo
Quindi in teoria, se dovessi copiare al 100% una cornice preesistente, già avrei compiuto un errore. Fortunatamente stiamo creando una cornice da zero e questa cosa può essere perdonabile. Se non si vuole continuamente regolare la medesima sponderuola, perché si cambia profilo abbastanza frequentemente, potrebbe essere utile averne due tarate in modo differente. Una per le lavorazioni di fino e una per la sgrossatura. Allora, continuiamo con la sponderuola e andiamo a rifinire la curva. Come ho già detto un paio di volte, questa operazione si fa a sfaccettatura, nel senso si crea una serie di piani che congiungendosi diventano sempre più stretti e quindi sostanzialmente vanno a formare un vero e proprio arco, quello che serve a noi. Allora, come impostare la sponderuola o la pialla senza punti di riferimento? Io non ho battute come avevo prima, punto di riferimento fisico. Utilizzo il dito, imposto la pialla e il mio dito percepirà il variare della pressione, sia che essa diminuisca quando io alzo la pialla, sia che essa aumenti quando la abbasso. Quindi, mantenendo la pressione pressappoco sempre uguale, sono sicuro di mantenere la traiettoria. Praticamente il mio punto di riferimento diventa questa parete inclinata e il mio indice diventa un sensore. Ogni tanto si controlla sulle teste se il margine di distanza dal segno di matita è lo stesso. Ora io mi trovo ad avere una stecca la cui venatura non è propriamente in asse con il lato maggiore, questo. Guardate, posiziono questo pezzo di padduc esattamente sulla venatura. Vedete? C'è una certa deviazione. Ora io sono avvantaggiato perché lavoro da questo punto fino all'altro. Se dovessi lavorare al contrario, mi troverei in forte difficoltà perché la pialla scheggerebbe. Quindi se io avessi una pialla non universale, esattamente come questa, quindi può lavorare così, ma può lavorare anche nella direzione opposta, mi troverei in forte difficoltà. Questo perché, procedendo in questa direzione, io vado in vena, ovvero pettino il materiale. Se invece dovessi andare in quest'altra, andrei controvena e provocherei delle scheggiature. Andiamo avanti. Ah, questa è la pialla da rifinitura. Poi guardate un'altra cosa. Probabilmente mentre tagliavo la parete inclinata, il pezzo è cambiato un poco d'asse, per cui qui ho una superficie piuttosto larga, qui una superficie larga, e qui dove il mio asse è leggermente cambiato, la superficie è più stretta. Probabilmente dovrò dare due tagli di rettifica in più al centro del pezzo. Cominciamo adesso. Ok. E poi si traguarda per vedere se la superficie è veramente diritta. Diciamo che abbiamo rettificato. Passiamo alla sfaccettatura adiacente. Adesso mi occuperò di questo spigolo qua.
E adesso di questo. Ora, attenzione, quando si usa la sponderuola con gli spigoli molto vicini alla cornice o altri pezzi della cornice che non sono direttamente in lavorazione, bisogna fare attenzione perché la sponderuola taglia anche sul fianco. Quindi se io malauguratamente dovessi appoggiare lo spigolo su un pezzo che non è direttamente coinvolto nella lavorazione, ma che magari è finito, ecco cosa potrebbe accadere. Torniamo in alto. E poi passando con le mani si cercano gli spigoli e le parti piatte. Non dovrebbero rimanere né gli uni né le altre. È evidente che tanto meno la pialla mangia, tanto meno prominenti saranno gli spigoli. Però occorre fare più passate. Ultima ripulitura su questo gradino. Qui c'è un piccolo controvena e risolviamo in questo modo. Adesso passiamo a lavorare la prima gola, quella che dà verso l'interno della cornice. Quindi preparo tutte le pialle con suola convessa e cerco quella che più si avvicina. Allora, ho bisogno comunque di tracciare questo margine, che è il margine inferiore della gola. Ok, questo perché mi serve un riferimento visivo. Anche qui potrei tracciare un margine. Qui l'operazione è un po' più difficoltosa però, perché sono piuttosto lontano dal punto d'appoggio per le dita con la matita. Cerchiamo la gola più adatta, che potrebbe anche essere questa. E cominciamo mettendo la suola della pialla esattamente all'interno del solco che ho realizzato con la circolare. Vedete, è proprio un binario. Inizialmente la lama mangia solo o su un lato o su due lati. Vedete, in questo caso il lato inferiore. Poi mangerà su tutto il suo arco. Ok, qui c'è il controvena di prima. Mettiamo uno spessore. Adesso prendo una pialla più piccola perché sulla parte inferiore sono arrivato al segno
e su quella superiore non ancora, quindi devo lavorare più in alto. Rimane questo controvena. Adesso, visto che mi sono scontrato con un paio di controvena, faccio vedere le rasiere, anche se questo è un legno tenero e le rasiere lavorano meglio sui legni duri. Però sono strumenti in grado di superare le difficoltà dovute all'andamento di una venatura non proprio amichevole, ovvero contrastata. Allora, vado a prenderle subito. Eccole qua. Queste sono tutte del tipo curvo, concavo, convesso oppure con figure mistilinee come questa. Però si possono anche sagomare. Questa è una vecchia rasiera che io ho sagomato più volte per andare a trovare la sagoma adatta a quella della cornice o dell'elemento che stavo lavorando. Le rasiere lavorano con una piccola bava che si forma intorno al loro perimetro. La bava si crea con un brunitoio, ovvero una stecca di materiale più duro rispetto a quello della rasiera, e praticamente è questa bava a lavorare. Ora, la loro efficacia è molto maggiore sui legni duri, sul tiglio, che è un legno tenero, è probabile che non sortiscano un grande effetto. Ecco, bisogna creare una bavetta ed è questa bavetta che svolge la vera e propria azione di taglio. Ecco qua. Il truciolo della rasiera è piuttosto sottile, sembra più un truciolo da raschio, da raschiatura, che non da taglio, ma vi posso assicurare che sui legni duri, purtroppo non è questo il caso, la superficie finita è veramente perfetta. Ultimi difetti. E poi ovviamente si può rifinire con la carta abrasiva. Allora andiamo a lavorare la parte posteriore adesso. Adesso procedo esattamente come prima.
Ecco, la comodità di queste pialle è che non avendo battute, essendo libere per gran parte della porzione centrale, possono essere utilizzate anche all'interno di canali in più modi, ovvero con più inclinazioni. E quindi eventualmente anche fare dei tagli in sottosquadro. Tra l'altro, poggiando la pialla sulla costa della maschera, chiamiamola così, o della guida, e mantenendo l'inclinazione, è come se essa scorresse all'interno di un binario. E quindi il lavoro viene più preciso. La lama comincia a mangiare quasi per tutto il suo arco, quindi spingerla in avanti comincia a essere più faticoso. Infatti adesso togliamo un po' di ferro. Allora, penso che possiamo metterci anche in una posizione più comoda a questo punto. Cerchiamo di lavorare a favore di vena. E completiamo anche la parte posteriore. Allora, manca ancora la stondatura di questo margine che farò con una pialla un pochettino più piccola, quindi più maneggevole. È una sponderuola. Ok, adesso se volessi un profilo perfetto, prenderei della carta abrasiva piegata in questo modo e comincerei a strofinare. Evito di fare questa operazione perché poi tutta questa superficie andrà intagliata e io non voglio che eventuali grani della carta rimanendo nel legno possano rovinare il filo delle mie sgorbie. Quindi la lascerò così, anche perché si vede solamente una sfaccettatura che posso tranquillamente trascurare. E il lavoro è finito. Allora, adesso farò una troncatura a metà e due tagli a 45 gradi, così da vedere se le estremità riportano. Certo, se fossi furbo, farei un taglio qui e due troncature a 45 gradi, così il profilo è pressoché continuo. Però voglio fare una prova per vedere se veramente per mostrarvi, anzi, se veramente con queste pialle gestite a mano si riesce a ottenere un buon risultato. Quindi adesso ce ne andiamo alla troncatrice.
Adesso lo tronchiamo presso a poco a metà e facciamo la prova del 9. Andiamo sul banco. Allora, 1 e 2. Allora, per quanto riguarda l'interno, diciamo che non c'è nessun problema. E idem per quanto riguarda l'esterno. Allora. Praticamente ci è rimasta solo un po' di bava di troncatura. Ecco come lavorano i profili. Vediamo l'esterno. Qui c'è un piccolissimo difetto, eccolo qua. Però a tutto c'è rimedio e quindi prima di andare a montare la cornice farò queste piccole correzioni. Diciamo che possiamo finalmente inviare questi due pezzi al banco da intaglio. Cominciamo l'intaglio di queste stecche. Cosa abbiamo? Abbiamo la base della cornice, la cosiddetta cassetta. Eccola qua. Su cui verranno applicati poi tutti gli elementi già modanati che io intaglierò. Abbiamo questa che è la cornice principale, qui fuori aggiungerò un altro pezzo con uno sguscio, cioè con un becco di civetta, per allargare un pochettino la cornice e darle importanza. Queste sono le due stecche principali, dicevo, e all'interno andrà una cornicetta con doppio sguscio e perlinatura centrale. Vedete, è ancora legata all'asticella di provenienza, perché il profilo è veramente piccolo e mi sarebbe scomodo intagliarlo se fosse già staccato. Ho però segnalato il punto in cui dovrò tagliare dopo che avrò realizzato le fuseruole e le perline. Allora, diciamo che comunque è presto per cominciare ad intagliare, perché prima devo fare una presentazione degli strumenti, ovvero le sgorbie e gli scalpelli da intaglio. Cominciamo da una forma piuttosto comune, quella dello scalpello. Lo scalpello da intaglio è piuttosto differente da quello da falegnameria. Perché? Quello che si usa in falegnameria ha il bisello su un solo lato ed ha un problema. Guardate, è uno strumento asimmetrico, quindi nel momento in cui io lo infiggo nel legno, anche se parto da una posizione perfettamente a 90 gradi rispetto alla faccia che sto lavorando, man mano che colpisco, tende a cambiare traiettoria. Questo perché è uno strumento da pareggio per superfici. Una delle due parti, quella che si trova normalmente sopra il bisello, è considerata scarto e quella inferiore invece deve essere perfettamente piatta. Il problema è che nel momento in cui utilizzo questo scalpello sul pieno, la sua asimmetria, ovvero la presenza del bisello solo da un lato, lo porta a deviare e quindi segue una traiettoria incerta, una traiettoria non desiderata. Lo scalpello da intaglio invece ha il bisello su due lati, è perfettamente simmetrico.
perché l'intagliatore o lo scultore ha necessità di sapere dove va a finire la punta del suo utensile, anche perché molto spesso lo scalpello viene utilizzato come strumento di separazione, ovvero tutte e due le parti di legno che si trovano a destra e a sinistra servono al lavoro. E infatti, vedete, per quanto io possa infliggerlo, questo strumento entra secondo la traiettoria che io ho impostato, che sia perpendicolare come in questo caso o che sia obliqua. Questa è una differenza fondamentale. Quindi se voleste cominciare e dotarvi di un set di scalpelli da intaglio, ricordatevi che sì, potete partire da scalpelli da falegnameria, ma dovete fare un bisello sul lato opposto a quello originale. E in questo modo gli scalpelli rimarrebbero sempre a disposizione per l'intaglio, non sarebbero più utilizzabili per la falegnameria. Comunque, diciamo che lo strumento principale dell'intagliatore è questo, è la sgorbia. Ce ne sono di diversi tipi, di diverse aperture e soprattutto di diverse grandezze. Le forme sono normalmente definite da un numero. Tanto questo numero è più alto, tanto più la forma è chiusa. Ad esempio 1 è lo scalpello, 8 è questa sgorbia quasi a U e 11 è questa sgorbia veramente a U, con i bordi molto rialzati. Ultimo elemento del set da intagliatore, lo scalpello a V o la sgorbia a V. Faccio vedere anche un'altra variante comunque dello scalpello. Ecco qua, questo è uno scalpello obliquo e serve a pulire aree o a entrare in luoghi che non sono normalmente accessibili a uno scalpello con il filo a 90 gradi rispetto al manico. Questo può essere utilizzato indifferentemente poggiando la parte destra o la parte sinistra e serve per ripulire dettagli o anche per spianare grandi superfici, perché il taglio obliquo rende l'incedere nel legno meno difficile. È un taglio molto simile a quello della ghigliottina, è un taglio traslato per cui si riesce a governare particolarmente bene, questo quando occorre stondare grandi superfici oppure quando occorre spianarle. Allora, passiamo adesso a uno dei più grandi problemi che hanno le persone che cominciano a lavorare con l'intaglio, ovvero la manutenzione e l'affilatura degli utensili. Partiamo dallo scalpello, che è il più semplice in assoluto. Allora, queste le mettiamo qui. E prendiamo le pietre. Bagniamo la pietra. Qui abbiamo due pietre, tutte e due da rifinitura, perché sono una con grana 4000 e una con grana 6000. Questo è lo scalpello che devo lavorare, parto dalla pietra più aggressiva, diciamo, appoggio uno dei due biselli e procedo avanti e indietro. Poi ruoto lo scalpello e vado a lavorare sul bisello opposto. Se gli scalpelli non subiscono traumi, anzi, se gli utensili non subiscono traumi, questo trattamento effettuato ogni qualvolta si riscontri un calo delle prestazioni dell'utensile con pietre da media e alta rifinitura va più che bene. Può capitare invece che gli scalpelli prendano un nodo o che nel materiale siano presenti degli inclusi metallici. Non è raro trovare chiodi o addirittura schegge di bombe e pezzi di artiglieria, dipende dalla zona da cui proviene il materiale. Comunque stavo dicendo che a meno che l'utensile non subisca un trauma, questo trattamento è più che sufficiente. Volendo si può predisporre a parte una tavoletta rivestita di cuoio sulla quale è distribuita della pasta abrasiva da carrozzeria, che è un microlucidante. Asporta comunque del materiale, ma in modo molto delicato. Si utilizza
tanto per dare l'ultima rifinitura, quanto per lucidare il bisello, che così risulta essere più scorrevole. Ok, lo scalpello è pronto. Ho lavorato su una faccia e sull'altra alternativamente, non percepisco più la bavetta perché questa è una pietra da rifinitura e l'utensile taglia egregiamente. Facciamo una prova, eventualmente per pulire l'ultima bavetta, se fosse necessario, si inserisce lo scalpello nel legno e lo si fa traslare un paio di volte. Questo dovrebbe eliminare gli ultimi residui di bava. E la prova dell'efficacia di questo strumento la si vede sul legno di testa. Perché è importante avere degli utensili affilati? Perché ci si può affidare, essendo certi che manterranno la traiettoria impostata e che non richiederanno troppa forza per scendere nel materiale. Quindi sostanzialmente tutto quello che risparmiamo in forza di spinta lo guadagniamo in precisione. Vediamo le sgorbie. Occorre, durante le fasi di affilatura, seguire il profilo dell'utensile. Cominciamo con la pietra da media rifinitura. Intanto vi dico quali sono gli angoli prevalentemente utilizzati per questi utensili. Sono quasi identici a quelli degli scalpelli da falegnameria, ovvero 25 gradi. 25 gradi è il filo standard ed è l'angolo che si forma tra il filo e questa parete, la parete del bisello. Volendo utilizzare gli scalpelli in modo più aggressivo, si può rendere un po' più ottuso l'angolo, portarlo a 30 gradi. È ovvio che la penetrazione, il filo, sarà meno penetrante, però c'è più materiale dietro al punto di taglio e quindi diciamo che lo sforzo è più supportato. Allora, il movimento di affilatura di una sgorbia è molto particolare. Intanto bisogna cercare il contatto dell'intero bisello. Quindi si appoggia alla parte posteriore del bisello, esattamente in questo modo, e lo si inclina in avanti finché anche il filo non tocca. Poi si eseguono questi movimenti ad arco. Bisogna lavorare sull'intero profilo in modo da mantenere la parte centrale leggermente più prominente rispetto alle ali, perché nel momento in cui l'utensile va a lavorare, noi abbiamo bisogno che la parte che tocchi per prima sia quella centrale. Quindi, se proprio dobbiamo dare un'indicazione, il filo piatto è sbagliato, il filo concavo è inutilizzabile. Questa concavità, scusate, questa prominenza della punta può variare da utensile ad utensile e in genere su quelli più piatti, ovvero i numeri più bassi, qui abbiamo due sgorbie, una 4,5 e una 5, il filo tende ad essere quasi diritto, non lo è mai in realtà. Adesso vi faccio vedere una sgorbia, ecco, in cui è evidente che la parte centrale del bisello, del filo, scusate, è più prominente rispetto alle ali. Quindi nel momento in cui si va ad affilare un utensile, se la forma non corrisponde ai canoni di cui vi ho appena parlato, si può insistere un po' di più sull'estremità e di meno al centro. Viceversa, se la forma è già in condizioni di poter lavorare, allora si procede su tutto il suo arco. Ora, attenzione, perché in questo caso non possiamo lavorare con la pietra piatta su questa superficie, come abbiamo fatto con lo scalpello. In ogni modo, dobbiamo eliminare la bavetta che si forma all'interno, parte del metallo viene abraso, parte viene ripiegato,
verso il canale, perché senza rimuovere questa bavetta il filo non è completo. Adesso passo alla pietra da rifinitura e vi faccio vedere come si lavora all'interno del canale. Guardate queste linee scure che si formano sulla pietra. Sono i residui metallici che al contatto con l'acqua ossidano immediatamente. Quindi, anche se il rumore non è proprio quello di una abrasione massiccia, comunque del materiale si distacca dall'utensile. Se volete conservare la planarità delle vostre pietre, magari perché le utilizzate anche per gli scalpelli e le pialle, io vi consiglio di andare a lavorare un po' su tutta la superficie. Però per esperienza vi posso dire che dovreste avere un set di pietre utilizzato prevalentemente o esclusivamente per le sgorbie e un altro per gli strumenti da falegnameria, che normalmente sono piatti. Questo perché il movimento tipico della sgorbia sulla pietra tende a logorarla, avallandola prevalentemente al centro. Adesso, siccome non possiamo andare con una pietra piatta all'interno del canale, utilizziamo una pietra sagomata, una pietra fatta apposta. Ne esistono di svariatissime fogge e sono adatte tanto agli strumenti grandi quanto a quelli piccoli. Ok, abbiamo pulito anche questa pietra. E che cosa faccio? Vado a lavorare schiacciando la pietra all'interno del canale, così da eliminare tutta la bava, ovvero tutto il metallo che si è ripiegato verso l'interno del canale. Ora, con questa operazione non elimino tutta la bava, perché parte si ripiega nella direzione opposta, quindi che cosa faccio? Volendo posso appoggiare la pietra così, esattamente come ho fatto prima. Poi la posso inclinare leggermente e andare a lavorare solo sul filo. Ecco qui. Talvolta è più conveniente muovere la pietra che non l'utensile, soprattutto nelle operazioni di rifinitura. Ok. E possiamo fare anche in questo caso la prova di taglio. Qui lavoreremo traverso vena. Così ne approfitto anche per farvi vedere come normalmente lavora un utensile di questo genere. Come dicevo, l'ingresso è con la parte centrale, ecco qui. E sarebbe molto problematico se io entrassi invece con uno spigolo, guardate, c'è una parte di materiale che viene tagliata e una parte invece che viene sollevata. Ovviamente sollevandosi, si perde in scheggiatura e l'andamento del taglio non è per me più controllabile. Ecco, è come se io utilizzassi la sgorbia come una leva. Invece, nel momento in cui entro con la parte interna del filo, vedete, ambedue gli spigoli sono fuori, io ottengo una traccia molto pulita. Perché sostanzialmente che cosa faccio? Recido le fibre a destra e a sinistra del mio taglio, ovvero interrompo la loro continuità su ambedue i lati. Questo è un altro esempio di come normalmente nel taglio delle cornici si usa la sgorbia per riprodurre dei disegni. Questa concavità è esattamente l'arco della sgorbia, per cui se io volessi realizzare una serie di concavità identiche di fianco una all'altra, potrei utilizzare una sgorbia come dima. Ecco qui. Praticamente gestisco il taglio in modo che venga identico grazie a cosa? All'uso sempre del medesimo strumento, ovvero un arco sempre identico a se stesso. Passiamo all'ultimo utensile, che è anche il più caratteristico, ed è lo scalpello cosiddetto a V. Qui ne ho uno con manico curvo, non so se ne ho altri con manico dritto, eccolo qua.
L'ho trovato. Le aperture sono diverse, sono 90 gradi, 30, 60. Le aziende ne hanno almeno un paio in catalogo e poi variano anche le dimensioni. Infatti, questo, come vedete, è più grande, questo è più acuto e questo è più aperto. Allora, lo scalpello a V, detto anche saetta o stracantone, in gergo dal nord al sud, taglia contemporaneamente su due lati. Il utile sia per lavorare sulle superfici, anche per realizzare dettagli molto piccoli, sia per lavorare sui bordi. Nel momento in cui io ho delle sagome da seguire, magari ho delle sagome, ecco, che hanno delle rientranze di questo genere, io posso utilizzare uno scalpello a V per ricavarle. Certo, non troverò mai una perfetta corrispondenza tra il mio scalpello e la sagoma, però posso arrivare fin nell'angolo ed eventualmente tornare ruotando l'asse dell'utensile per completare il taglio. Vedete, in pratica ho realizzato uno scasso di apertura più ampia di quella impostata sul mio utensile. Come si affila lo scalpello a V o la sgorbia a V? È molto semplice. Va trattata come se fossero due scalpelli adiacenti. Quindi si passa prima da un lato, poi dall'altro. La pulitura delle bave avviene sempre con il solito sistema, con delle pietrine che si inseriscono all'interno del canale, e poi c'è un trucco per farli tagliare. Bisogna, dopo averli lavorati, a destra e a sinistra, stondare leggermente questo spigolo, quello che si forma dall'unione delle due superfici. Per farlo, dopo aver terminato la lavorazione delle parti più ampie, si prende l'utensile e lo si passa così sulla pietra per stondarlo leggermente. Praticamente si appoggia lo spigolo esterno e lo si lavora per arrotondarlo un pochettino. Se non si fa questo lavoro, si corre il rischio che sul fronte del tagliente, in corrispondenza della V, si formi un piccolo becco, una protuberanza che è molto delicata e si spezza subito. Queste sono le forme principali degli strumenti da intaglio, che normalmente sono diritti. In scultura si usano quelli curvi, possono essere a curva singola o a curva doppia, e normalmente servono per superare degli ostacoli, perché la differenza sostanziale che c'è tra la scultura vera e propria e l'intaglio è il volume delle forme. Adesso tolgo le pietre perché prima ancora di cominciare l'intaglio dobbiamo parlare del disegno, della segnatura, di quale è il metodo per avere la certezza di seguire la traiettoria giusta mentre si lavorano sulle cornici. Paradossalmente, l'intaglio potrebbe essere considerato, anche se eseguito a mano, uno dei primissimi esempi di lavoro seriale. Infatti, vedete, c'è il medesimo motivo che si ripete per tutta la lunghezza delle stecche, interrotto solamente dai motivi d'angolo che sono disegnati ad hoc. Quindi prima di cominciare con l'asportazione del materiale occorre avere una serie di tracce. Vi mostrerò due metodi, uno per gli elementi più elaborati e uno per gli elementi più lineari. Allora, possiamo prendere in considerazione gli elementi più elaborati come questa chiusura d'angolo e gli elementi più lineari, quelli che si ripetono in maniera identica, queste strigliature con baccello e lancetta. Allora, immagino che conosciate tutti la tecnica dello stencil e adesso ve ne farò un esempio. Ci servono del colorante in polvere, può essere inserito all'interno di un batuffolo di cotone che lo lasci uscire dalle sue maglie e della carta da lucido. Si comincia
riportando il disegno che bisogna realizzare. Facciamo una foglia, ecco qua, il disegno che occorre realizzare sulla carta da lucido. Poi la si dispone su un tappetino e con questo ago si fora lungo i contorni. Poi si prende il legno. Ora io ho tracciato la linea di base di un fregio, ecco qui. Supponiamo che qui abbia una battuta della mia cornice, ovvero questa, ve la faccio vedere, questa linea. Io azzero la linea di base del mio disegno su questa linea, che in questo caso è rappresentata da uno spigolo, e poi o con il batuffolo o con un pennellino intriso della polvere tracciante, un qualsiasi ossido, vado a tamponare la superficie della mia maschera, del mio stencil. Ovviamente la polvere filtrerà solo attraverso i fori che lasceranno la loro traccia sulla superficie. In questo modo io posso serializzare, ma posso anche invertire la tracciatura. Compio la medesima operazione dopo aver ribaltato il mio cartoncino. Ecco qua, sono pronto praticamente ad intagliare. Poi ovviamente posso caratterizzare l'interno di questi elementi. Ad esempio queste linee possono essere utilizzate sia in rilievo sia in depressione per segnare la costolatura o anche il rilievo interno di una foglia. Adesso farò uno stencil che utilizzerò per la nostra cornice. Mi serve il nostro profilo e un pezzetto di cartoncino che deve avere quantomeno la stessa altezza del profilo che intendo segnare. Ora, se vi domandate come si faceva quando non c'erano né la carta da lucido né il cartoncino, la risposta è che avevano tanti altri materiali, a partire dalla pergamena. Devo riportare su una parte inclinata a 45 gradi, quindi la prima cosa che farò è andare a copiare il 45 gradi. Tengo fermo e vado a tagliare in questo modo. Questo è il primo taglio, sempre con il nostro. Poi segno i margini superiori, ecco qua, e traccio una linea dritta. Utilizziamo la costa del cartoncino come se fosse un righello. Ecco qua. E su questo elemento, che copia perfettamente il nostro angolo di chiusura, imposto il disegno finale. Allora, voglio fare una foglia, ovviamente ne disegno mezza di foglia, perché poi dopo per l'altro 45 gradi, quello che andrà ad essere incollato a questo, io ribalterò il medesimo cartoncino. Ecco qua. E adesso procedo a ritagliare. Nel momento in cui dovessi aver bisogno di replicare un oggetto, ovviamente che cosa farò? Prenderò la carta da lucido, la disporrò sempre tagliata in obliquo sull'originale e poi traccio i contorni dell'elemento che voglio riprodurre. Da questo passo al cartoncino e quindi lo posso riprodurre n volte. Allora, vediamo adesso di arrivare alla nostra cornice. Ecco qua. Ecco qua. Non è ancora caratterizzata questa foglia, nel senso che abbiamo il volume,
abbiamo il perimetro, il contorno, ma le foglie non sono state ancora caratterizzate. Quindi possiamo scegliere qui di mandare la costola centrale di questa fino in fondo, questa invece la facciamo a rilievo e qui invece disegniamo a partire da qui fino ad arrivare a zero quassù un elemento che poi quando verrà riportato anche sull'altra metà di foglia, esattamente così, segnerà il centro perfetto della foglia più grande dell'intero insieme. Adesso abbiamo realizzato l'elemento d'angolo, però ci manca ancora completamente tutta la parte relativa alla strigliatura. Prima di cominciare vi faccio vedere come è stata segnata su questa cornice. Noi faremo allo stesso identico modo, ovvero disegneremo una griglia. Intanto bisogna capire qual è il modulo, ovvero qual è l'elemento che noi ripeteremo, che è composto da una decorazione completa. Si parte dal centro di questa lancetta e si arriva al centro di quest'altra lancetta. Quindi ripetendo questo modulo n volte io copro l'intera superficie. Ora dobbiamo fare però il disegno iniziale. Abbiamo bisogno di una squadretta flessibile. Eccola qui. Questa base va abbattuta contro il listello che separa lo sguscio dalla cornice sottostante. E noi in questo modo possiamo tracciare tutte linee perpendicolari a questa battutina qui. Ovviamente se io avessi necessità di fare delle linee inclinate, prenderei un altro cartoncino, questo non è cartoncino ma è plastica, è una vecchia copertina di un faldone. Ecco qua. Stabilita l'inclinazione, effetto il taglio. E posso utilizzarla per tracciature in una direzione o tracciature nell'altra. Allora, stabiliamo le dimensioni dei nostri elementi che molto furbamente dovremo adattare alle sgorbie a nostra disposizione, perché poi utilizzeremo le sgorbie per separare un elemento dall'altro. Le sgorbie, ovviamente intendo quelle curve. Io qui ho una discreta varietà di sgorbie, non starò molto attento, dico la verità. Però chi dovesse avere difficoltà perché ha una quantità di utensili ridotta rispetto a quella che vedete sul mio bancone, è bene che controlli il suo disegno, che non è altro che questo, con la curva delle sgorbie a disposizione. Quindi o con una sgorbia di identico arco a quello che dobbiamo ottenere o comunque con una sgorbia più piccola. Poi, per quanto riguarda invece la lavorazione di questi elementi che sono diritti, si procede tranquillamente con gli scalpelli. Tutti i tagli diritti si fanno con gli scalpelli. Cominciamo a disegnare il nostro modulo. Perché gli elementi vengano identici, io uso dei compassi a punte fisse. Adesso facciamo conto che io debba riprodurre questa cornice. Prendo l'ampiezza di questo elemento. Ecco qua. La riporto qui. Punto la mia squadretta dove ho lasciato il segno del compasso e ottengo una costola, eccola qua, ottengo questo elemento. Poi con un altro compasso, quindi è bene averne almeno due o tre, prendo l'ampiezza della parte interna, eccola qua, e traccio un'altra linea. Sempre impostando la mia squadretta. Ora mi serve un'altra costola come questa. Non serve che io vada a cercare troppo lontano perché ho già il compasso a punte fisse impostato.
A questo punto manca solo la lancetta. Prendiamo un terzo compasso e riproduciamo anche lei. Ok, sostanzialmente, anche se non siamo partiti da una mezza lancetta e arrivati a una mezza lancetta, abbiamo ottenuto un modulo, perché abbiamo un elemento, l'elemento centrale, un altro elemento identico e un elemento completo. Ripetendo questo modulo n volte, noi siamo in grado di coprire l'intera lunghezza della nostra stecca. Adesso manca solamente il disegno della parte sommitale, che si esegue a mano. Bisogna stabilire questa ampiezza perché io devo creare un arco che lungo tutto il suo percorso abbia sempre il medesimo spessore. Quindi io a occhio ho riportato questo spessore dalla sommità verso l'interno della mia curva. E adesso lo vado a disegnare. Segno idealmente il centro e poi vado a disegnare il mio arco. Vedete, il mio arco parte da qui, per cui io tiro una linea in modo da avere due basi identiche e poi, partendo dall'esterno, io faccio lo stesso lavoro. Mi manca un elemento, ovvero questa baccellatura. Decidiamo di farla partire a questa altezza. Segno sempre idealmente il centro e faccio il disegno. Ok, questo è il centro della lancetta, ovvero questa costola, e io devo fare la punta della lancetta. Ecco qua, con un tratto curvo. Cosa ho ottenuto? Ho ottenuto una campionatura, ovvero una griglia all'interno della quale si inseriscono tutti gli elementi che compongono il mio disegno. Adesso, con l'aiuto dei compassi e di questa griglia io terminerò il disegno. Come faccio? Utilizzerò un truschino fatto apposta per disegnare sulle cornici. Un truschino normale non avrebbe sufficiente sbraccio per tracciare queste linee. Questo truschino invece ha al suo interno una matita che può essere portata avanti e indietro, in questo modo, e ruotata in modo da allungare o accorciare la distanza con il punto di scorrimento. Il punto di scorrimento è questo, è questa lunga battuta che in ogni caso, anche se non batte su una superficie continua, comunque mantiene il parallelismo. Si può lavorare così, si può lavorare così. Eventualmente si può anche lavorare così. Questo perché il profilo corre identico per tutta la lunghezza della stecca. Adesso cominciamo dal top e andiamo a cercare di volta in volta i vari punti sui quali impostare questo nostro tuschino così particolare. E cominciamo a riportare questa prima riga. Che segna contemporaneamente l'inizio della concavità e il punto in cui la parte terminale della lancetta si interseca con la strigliatura. Poi andiamo a segnare il punto in cui si trova la cuspide di questo elemento, del piccolo baccello, sempre per tutta la lunghezza del pezzo. E già questi due elementi potrebbero bastare,
perché poi il resto si fa con le sgorbie, puntando la sgorbia su questa linea, tenendola perfettamente in asse, quindi non così, ma così, io che cosa ottengo? Direttamente il disegno, ovvero produco dei profili basandomi direttamente sulla forma delle mie sgorbie. Adesso penso che sia più chiaro il discorso di prima quando dicevo producete, se avete un parco sgorbie ridotte, un disegno che possa rendere utilizzabile la curvatura delle sgorbie che avete a disposizione. Adesso, praticamente, che cosa faccio? Prendo un compasso e un compasso dopo l'altro, dicevo, comincio a riprodurre il disegno. Quindi di cosa ho bisogno io? Di una nuova colonnina come questa, eccola. Poi lo sguscio interno, ecco qua. Poi di nuovo la colonnina, poi abbiamo la lancetta, di nuovo una colonnina, apertura interna. In questo modo io creo tutta una puntinatura di base sulla quale poi andrò a impostare la mia squadretta. Con la segnatura delle strigliature si procede per tutta la lunghezza della cornice fino anche ad arrivare sopra alla foglia. I due disegni si devono sovrapporre praticamente, anche se poi alla fine sarà il disegno della foglia a prevalere su quello della strigliatura, perché farò degli scavi leggermente in sottosquadro in modo da far sembrare che la foglia sia appoggiata sul disegno. Adesso praticamente siamo pronti per intagliare. Per sicurezza che cosa faccio? Segnalo le lancette, così da distinguere dal resto. Ecco qui, qui abbiamo un'altra lancetta. E volendo, se proprio mi voglio aiutare ancora con questa griglia, posso segnare il punto in cui il baccello torna a combaciare con la colonnina laterale della strigliatura, o anche come la curva superiore torni a combaciare con la parte esterna, questa volta, della colonnina. Questa è la linea di unione tra questa curva e la colonnina, praticamente dove parte la curva superiore. E adesso andiamo a fare la stessa cosa per la curva inferiore, che fortunatamente combacia con quella superiore, quindi non devo tornare ad impostare il truschino. Adesso devo mettere il pezzo in morsa per cominciare l'intaglio vero e proprio. Solo che non posso mettere direttamente questo pezzo. Che cosa faccio? Prendo un supporto, prendo con delle viti e farò in modo ovviamente che la lunghezza e la posizione di queste viti non vada a cadere su parti che devo intagliare. Cominceremo con lo scalpello. Che cosa facciamo con lo scalpello? Cominciamo a dividere tutti gli elementi caratterizzati da tagli diritti, ovvero tutte le parti esterne delle colonnine, non le parti interne, perché fateci caso, qui il taglio è verticale, qui invece, e prenderò una sgorbia, il taglio è un vero e proprio sguscio, quindi tutta la parte che è stata tolta dove è dipinto di nero è stata tolta direttamente con la sgorbia, quindi questa superficie è concava e questa è piatta, mentre questa superficie dove mando a battere il mio scalpello è verticale e quest'altra è inclinata, quindi non posso fare la separazione con lo scalpello. Qui andrò direttamente con la sgorbia. Cominciamo. E si comincia con il mazzuolo. Arrivo con lo scalpello esattamente dove termina la curva, superandola di un millimetro però.
perché poi il resto del tratto lo eseguirò con una sgorbia. Come si fa a fare un tratto unico così lungo con uno scalpello così corto? Una volta inserito lo scalpello sulla traccia, lo si fa traslare. Ecco perché è così importante avere uno scalpello con il doppio bisello, perché io devo sapere perfettamente dove va a finire il mio segno. Praticamente devo fare tutti i tratti che si trovano a destra e a sinistra del segno che ho utilizzato per distinguere le lancette. Stavo parlando del lavoro seriale. La serialità è insita anche nella procedura che io sto seguendo, perché io non sto intagliando un motivo completo alla volta. No, che cosa faccio? Faccio prima tutti i tagli di un tipo, poi tutti i tagli di un secondo tipo. Quando arrivo alla scontornatura dei vari oggetti, ovvero avrò separato le strigliature dalle lancette, comincerò la sagomatura. La caratterizzazione, quindi i fianchi inclinati delle lancette, una a destra e una a sinistra. Farò un taglio per la baccellatura e comincerò lo scavo. Quindi farò prima tutti i tagli di separazione, poi tutti i tagli di scavo, poi tutti i tagli di caratterizzazione. Questa è la vera serialità. In questo modo il corpo si abitua ad una postazione, ad una posizione, e il lavoro, anche se ripetitivo, scorre più veloce. In questo modo io vado più sicuro perché il movimento è ripetitivo e ci metto meno tempo. Avanti, rimettiamo dentro il pezzo e continuiamo con questa separazione. Ovviamente nel momento in cui arrivo in prossimità del disegno della foglia, il mio intaglio si interrompe. Qui lo scalpello parte da sopra la foglia e termina dove deve terminare, ovvero 1,5 mm sopra questa linea. Devo ancora incidere questa parte qui e lo farò con lo scalpello obliquo. Entro così e poi entro così. Questo perché non ho a disposizione uno scalpello così piccolo. Adesso è il momento di andare a proseguire l'arco fino ad arrivare su questo bordo. Tra le varie sgorbie io ho trovato questa che calca abbastanza bene il mio disegno. Quindi che cosa farò? Metto la sgorbia esattamente dove deve cominciare il tratto curvo, quindi sulla linea, e poi faccio una serie di tagli. Ecco qua, questo è uno, poi faccio tutti quelli destri e poi faccio tutti quelli sinistri. Questo è la scontornatura del profilo, quindi sto separando i vari elementi. Vedete, anche se la sgorbia non copre l'intera ampiezza, io riesco a completare il tratto. Praticamente con la sgorbia dovrei arrivare sul centro della mia figura. Sono tutte figure simmetriche, quindi insomma possiamo andare abbastanza tranquilli. Ok, adesso al contrario, ricominciamo da qua. Prendere un po' le misure con il primo colpo. E cominciamo a vedere i profili definitivi. Ok, adesso le lancette. Per le lancette mi serve di segnare il punto centrale di ognuna. Potrei farlo anche direttamente con la sgorbia. Ecco qua. E utilizzerò la stessa sgorbia, puntando l'arco del tagliente sul centro che ho appena evidenziato e sull'incrocio di questa linea
con questa e sull'incrocio di questa linea con questa. Molto più semplice di prima, perché riesco con la sgorbia a coprire l'intero tratto. Ora attenzione su questi punti, perché io sto procedendo ad isolare del materiale. Questo è il materiale che sto isolando, perché se ne deve andare. Solo che non posso scendere con la sgorbia fino alla profondità che io ho programmato, che sarebbe questa, perché c'è il pericolo che il materiale mischeggi, quindi dovrò farlo almeno in un paio di riprese. Affondo un poco alla volta e poi levo lo scarto e ripeto questa operazione. Affondo un poco alla volta da una parte e dall'altra e poi inserisco la lama attraverso vena per eliminare lo scarto fino ad arrivare esattamente dove voglio, ovvero su questo piano. Eventualmente, per riportare il piano perfettamente sul profilo, dopo esserci arrivato ovviamente con la sgorbia, posso utilizzare lo scalpello obliquo. Ecco qua. E con la punta vado a pulire l'interno. La cornice dovesse rimanere a legno, non è questo il caso, bisogna fare attenzione a dove va a finire la sgorbia nel momento in cui una parte del tagliente che non serve tocca il resto del materiale. Adesso io procedo isolando tutte le lancette. Allora, i tagli dovrebbero essere i più puliti possibile, quindi io mi sto aiutando con uno scalpello obliquo per arrivare proprio in fondo agli intagli e ripulirli del tutto. Praticamente quando si lavora di intaglio bisogna prefigurarsi il punto all'interno del legno dove i vari utensili andranno ad incontrarsi, praticamente dove i tagli dei vari utensili andranno a incontrarsi. Possiamo fare anche una rifinitura di queste superfici. Ok. Adesso dobbiamo cominciare a dare volume ai vari elementi. Cominciamo con le lancette. Segno a occhio il centro di tutti gli elementi. Da questo momento in poi questa parte la lasceremo isolata. Procederemo solamente dove c'è il disegno intero. Anzi, comincerò anche a lasciare isolato questo primo elemento, perché voglio che nel campione finale si veda la progressione dell'intaglio. Scalpello obliquo, obliquo nel senso di direzione. Dobbiamo eliminare questa spalla con un taglio inclinato. Per agevolarci, per fare in modo che alla base il truciolo si stacchi bene, si incide una volta a destra e una volta a sinistra con lo scalpello obliquo. E questo è il lavoro che farò ora. Un colpo, poi approfittando di questa parete che mi dà l'inclinazione di partenza, procedo in alto. Questo vi fa capire lo scorrimento dell'utensile, quanto sia importante avere un filo tagliente ma anche un bisello ben rifinito. Ovviamente, sempre per una questione di delicatezza del materiale, io non posso pensare di togliere tutto il materiale in un colpo, quindi che cosa faccio? Vado a ripassare tanto la porzione diritta del taglio quanto quella curva. Il problema è per il materiale della lancetta, che troncato a destra e troncato a sinistra potrebbe sostanzialmente esplodere, scalzarsi lungo vena e io perderei materiale da intagliare. Ecco qua. E questi trucioli, una volta che si staccheranno, formeranno la spalla esterna della colonnina. Poi, volendo, si può fare una rifinitura utilizzando
lo strumento come se fosse una matita, tanto c'è poco materiale da togliere e si procede così, in questo modo. Ecco qui. Ora, attenzione, bisogna calibrare l'angolo e la forza in modo da ottenere tutti scassi identici. Diciamo che finora è questa la difficoltà. Io non posso permettermi che questo scasso sia profondo 1 mm e questo sia profondo 3 mm. No, devo fare in modo che, per una questione di continuità del disegno, abbiano tutti la stessa profondità. Poi è ovvio che qualche decimo è perdonabilissimo, del resto stiamo lavorando a mano. Però, diciamo, mantenere sempre il medesimo angolo aiuta. E un colpo di approfondimento solo sui tratti verticali aiuta lo stesso. Se dovessi insistere con i colpi di approfondimento, e poi evidentemente cambio uno dei due parametri. Ora faccio tutti i restanti lati destri e poi riprenderemo con le riprese nel momento in cui faccio i versanti opposti. Cambiamo versante e cambio anche posizione. Ok, adesso che le lancette sono state caratterizzate, cominciamo con la parte interna delle strigliature. Quindi prima con questa sgorbia riprodurrò questo profilo e poi comincerò lo scavo a partire dall'alto. La sgorbia non è proprio identica al disegno che mi serve, quindi dovrò fare più di un tratto. Cominciamo con un tratto centrale e poi i tratti laterali. Adesso, a partire da questo elemento, farò lo scavo della parte interna. Allora, devo partire da questo punto qui, ovvero da questa linea, e scendere fino ad incontrare il taglio che ho appena effettuato. Sempre con la sgorbia centrale. Allora, guardate come la sgorbia parte e cambia di inclinazione man mano che si arriva al punto d'incontro con il taglio effettuato in precedenza. Praticamente io sto copiando l'andamento di questa scanalatura sulla curvatura esterna e i margini disegnati mi fanno da guida. E poi dopo torniamo a rifinire con una sgorbia più piccola questo contorno. Questo è un taglio traverso vena, per cui se la sgorbia non fosse più che affilata, probabilmente il legno scheggerebbe. Ok, adesso facciamo la rifinitura con una sgorbia più piccola, eccola qua, con la quale ricalco questo profilo, però scendo più in profondità. Utilizzo la sgorbia come se fosse una specie di compasso, più o meno come utilizzavo prima lo scalpello per i fianchi delle lancette.
per portare questo taglio più in profondità. E un colpo. Adesso è il momento di bombare, ecco qui, vedete qui nasce piatta questa parte, questo baccello, è il momento di bombarlo, ovvero di dargli un profilo estroflesso. Prima però devo isolarlo dal resto, perché esattamente qui e qui ci sono solo segni di matita. Non ci sono tagli, e i tagli li devo produrre inclinati esattamente come questa superficie. Quindi un colpo qua, stessa cosa dall'altro lato. Allora facciamo così, facciamo anche questo taglio, così gli ultimi due li faccio completi, vedete, cerco di realizzare una progressione perché questa è una cornice a scopo didattico. Disegno, incisione, qui comincia la caratterizzazione, qui comincia lo scavo e gli ultimi due saranno completi. Quindi faccio anche questo sguscio qui al volo e adesso comincio a lavorare questa superficie. Prima faccio un gradino, poi dal momento che questa superficie sarà bombata fino alla base, inserisco lo scalpello obliquo per aiutare il legno a staccarsi lungo vena e poi posso pensare anche di procedere dall'alto verso il basso utilizzando la sgorbia al contrario, vedete? Questa è una sgorbia numero 3, quasi piatta, però io posso utilizzare la sua curvatura per impostare quella del mio baccello. Di tanto in tanto torno ad approfondire sui lati. Poco alla volta vedete che questa costola emerge anche rispetto al baccello centrale. Adesso è venuto il momento di cominciare a intagliare, a tirare fuori la foglia. Quindi prenderò delle sgorbie con la curvatura adatta e ne seguirò il profilo. Allora, adesso dobbiamo perimetrare tutta la foglia, quindi prenderò delle sgorbie curve. Altra. Vedete, praticamente sto incidendo anche il motivo che ho appena realizzato. Qui un po' così. Praticamente che cosa ho fatto? Ho evidenziato il profilo della foglia, solo che devo fare in modo che questa foglia sembri in rilievo rispetto a questa decorazione. Quindi adesso praticamente devo togliere del materiale, ovvero devo ingannare l'occhio dell'osservatore. Che cosa farò sostanzialmente? Abbasserò progressivamente queste superfici, tutte quante, fino ad arrivare al margine della foglia. Il problema è che questo disegno cambierà se io lo porto ora su una superficie inclinata e quindi lo dovrò ripassare. Ecco qua, scalpello obliquo si può utilizzare anche come se fosse un coltello.
approfondiamo anche qui. E come vedete, il profilo della foglia è come se emergesse. Adesso devo riprodurre il mio disegno. Più allungo questo taglio, questa sorta di sfumatura, meno sarà percettibile che non è in realtà la foglia ad essere in rilievo sul resto, ma è il disegno, cioè la strigliatura che sta su un piano inclinato. E ovviamente di conseguenza devo anche abbassare questa superficie e qui riproduciamo la separazione con le lancette e qui riproduciamo in particolare la lancetta che è sparito dopo il taglio con la scorta. Da questo punto in poi continua la strigliatura, quindi do un colpo in questo modo, un colpo curvo. Adesso le cose si fanno più difficili, perché qui ho una curva, esattamente questa, la metà, della mia strigliatura. Questa è la strigliatura. Allora, isoliamola prima del resto. E ecco che ho riprodotto il profilo esterno della strigliatura. Poi tutti questi particolari si ammorbidiranno con il gesso. Quindi diciamo che il super dettaglio non è fondamentale, l'importante è che si veda che ci sono due elementi che si fondono. Mi serve di abbassare un po', ecco qua, questa curva. A questo punto manca la parte interna della strigliatura. Qui possiamo fare uno scavo diretto, non è necessario proprio creare la superficie concava. Scavo proprio un triangolino. Ok, poi si riempie di gesso e non si vede niente. E questa superficie ovviamente va abbassata. Per far risalire nuovamente, come dicevamo prima, la strigliatura, che mi sembra un po' poco proporzionata. Un'altra ripulita interna e siamo pronti per partire con la caratterizzazione della foglia. Allora, questa foglia, sappiamo già che la costola centrale, questa, è in rilievo e termina sulla punta. Poi, questa foglia, questa, si troverà sopra questa, quindi posso fare già un'incisione che me le delimita.
automaticamente, se questa foglia sta sotto a questa, il suo piano, almeno quello laterale, questo, deve scendere. Quindi la portiamo verso il basso. Contemporaneamente abbassiamo anche il resto della forma sottostante. Ritracciamo la lancetta, che a questo punto possiamo anche caratterizzare con i suoi fianchi smussati. Uno. Ok, continuiamo con questa foglia che scende e la facciamo scendere anche di qua e la portiamo anche in questo caso sotto alla foglia principale. Ecco qua, vedete che questa foglia che inizialmente era piatta adesso è in rilievo solamente sulla costola centrale. Ovviamente io posso scendere ulteriormente, ricordandomi sempre però di abbassare che cosa? La forma che si trova al di sotto della foglia. Quindi abbassiamo da una parte e abbassiamo dall'altra. Quest'altra foglia invece la voglio fare introflessa. Quindi che cosa faccio? Prendo una sgorpia a V e seguo la costolatura centrale fino a portarla alla base. Ripuliamo la base. Ecco qua. Adesso molto delicatamente devo tracciare questa linea, che in realtà non si intaglia in questo momento quando si fanno le cornici, si intaglia dopo che è stata giuntata la controparte. Questo perché se adesso io vado a colpire pesantemente col mazzuolo qui, questa parete collassa. Però cercherò di fare un lavoro delicato, così almeno da completare questa parte del lavoro. Nel frattempo che faccio le descrizioni, ne approfitto per fare un po' di pulitura e per abbassare qualche fondo. Devo fare un'incisione di questo genere fino alla base e poi un po' alla volta togliere materiale. Gioco forza, questa parte della foglia deve essere scavata perché io devo dare rilievo alla costolatura centrale. Vedete come ogni porzione dell'intaglio coinvolga quelle adiacenti che poi alla fine andranno rilavorate. Adesso questa foglia non ha molto senso di esistere con questa V centrale, quindi la ammorbidisco. Intanto ne ammorbidisco un po' il profilo in questo modo esternamente, così che sembri piegata, e poi tolgo questo spigolo un poco alla volta. Non è che devo fare una curva vera e propria, però devo levare lo spigolo così che quando passerò il gesso mi renderà la superficie curva e morbida. Arrotondiamo anche questa costola con il sistema che ho utilizzato per i baccelli. Ok. Ho approfondito questo scasso, devo ricordarmi che qui c'è ancora la nostra lancetta, quindi tre colpi di scalpello obliquo. Ok, manca l'ultima foglietta, praticamente adesso tolgo questo triangolino qui sotto. Ora praticamente si può dire che l'intaglio è finito. Naturalmente adesso io prenderò una sgorbia molto piccola e uso matita andrò a levare, a seconda dell'occorrenza, queste scheggiature. Abbasserò probabilmente ancora queste superfici
per tirare fuori ulteriormente il fogliame. Di nuovo scalpello obliquo. Qui per esempio c'è questo disegno che non riporta, quindi devo togliere tutta questa parte qui perché sia in linea con quella precedente. Diciamo che più che essere perfettamente leggibile, il disegno della decorazione continua deve essere percettibile. E poi, se io voglio mantenere pulito il volume dei miei rilievi, devo o approfondire gli scassi oppure andare con meno gesso. Però il gesso non è così controllabile, allora preferisco di solito prendere uno scalpello obliquo piccolino e andare a lavorare nei punti dove serve per togliere materiale. Così, se ci dovesse essere un accumulo di gesso, il rilievo è comunque salvo. E poi assemblerò la cornice alla cassetta insieme alle altre che ho preparato e cominceremo la doratura.